Buonasera a tutti, stavo bene perché so che dopo questa introduzione mi si permette di mettere le mani in pasta, perché adesso è molto interessante vederla online la tecnicina. Allora io sono qui come presidente del Corcom, che è l'editato regionale che si occupa di comunicazione e che naturalmente ha anche un intervento fra i vari mezzi, tra i media di cui si è occupato in attenzione che riguarda il rapporto fra i minori e l'interno, ma sono qui anche come docente universitario che insegna scienza della comunicazione a Bologna, e presidente scienza della comunicazione a Bologna, come cittadina che si occupa di web da quando ero nata, perché prima di entrare in università avevo la piccola impresa, allora non si chiamava ancora spin-off universitario, però lo era, e quindi cominciai a lavorare sul web. È molto ambizioso. Questo come cittadina e come docente che si occupa di luminaria e fa a Bologna da tanti anni mi inorgoglisce. Devo dire che questo modo di orgoglio, di felicità e di soddisfazione per essere bolognese, di adozione, se non di nascita, per lavorare qui a Bologna, l'ho avuto un paio di volte nell'ultimo anno, e l'ho anche espresso pubblicamente. La volta precedente è ovviamente questa, che è appunto l'orgoglio gemellati dal punto di vista della loro presenza.
dai 23 ai 25 milioni di italiani e italiane su Twitter, cioè sono circa 5-6 milioni di account, e quindi già questa, no, differenza numerica ci rende consapevoli delle caratterialità di quella che è. Ho fatto l'esempio di Twitter perché è molto dato, ma è molto tipico dell'Italia, della politica italiana, e quindi lo ha dito come rischio da non correre. Ora, i liberi non sono sempre portatori di qualità, e quindi la parola chiave che ho proposto, quantità, va ovviamente affiancata alla qualità. Qualità di che cosa si fa? E anche qui l'ambizione del progetto Iperbole è alta, qualità dal punto di vista della trasparenza, qualità dal punto dei servizi, qualità dal punto di vista della community, qualità, parola generale e generica, se vogliamo, però che cosa davvero si fa? Allora, il primo rischio che vede una cittadina, innanzitutto io sono tale di Bologna, ma anche un po' attenta ai lavori, è riuscirà la voz.